La giornata. Cosa c'è da sapere? Netanyahu accoglie Blinken in Israele e gli mostra le foto dell'orrore, quelle dei bambini del kibbutz di Faraza. Hamas rivela di aver preparato il piano dell'attacco in 2 anni e nega la tregua chiesta dall'Egitto. L'assedio, dunque, continua, con l'ipotesi di avere ostaggi in cambio di acqua. Meloni oggi parte per una visita in Mozambico e Congo, focus energia, visita però ridotta a un giorno, data la gravità della situazione. Qui si discute di salario minimo e ancora della giudice apostolico. È venerdì 13 ottobre. Io sono Laura Pertici e questa è la giornata di Repubblica. Hamas is ISIS, and just as ISIS was crushed, so too will Hamas be crushed. Hamas è l'ISIS, come dice Biden, e deve essere schiacciato come l'ISIS. Così il premier israeliano Benjamin Netanyahu in conferenza stampa con il segretario di Stato americano Anthony Blinken, che arriva in Israele prima di recarsi nei paesi arabi. Oggi è in Qatar, con un mandato preciso del comandante in capo: rendere plastica l'immagine della vicinanza USA, ma che vive anche un coinvolgimento personale, emotivo. Sono venuto qui come segretario di Stato, ma anche come ebreo. Con un nonno sfuggito ai pogrom e un altro sopravvissuto ai campi di concentramento. You will never ever have to. We will always be there by your side. Blinken avverte: nessuno agisca contro Israele. Intanto la Jihad fa sapere che la battaglia non si limiterà alla striscia di Gaza. L'Iran invita il mondo islamico a unirsi contro Gerusalemme e Russia Today diffonde un'intervista a un dirigente di Hamas registrata all'indomani dell'attacco del 7 ottobre, nella quale spiega che da 2 anni si preparavano all'operazione, nella completa segretezza. Pochissimi erano a conoscenza del piano. Nel frattempo, raid aerei attribuiti a Israele colpiscono gli aeroporti siriani di Aleppo e Damasco. Vengono presi di mira depositi di armi iraniane custoditi dagli Hezbollah libanesi filo iraniani e le piste d'atterraggio. Oggi in Siria è atteso il ministro degli esteri di Teheran. Il presidente siriano Assad dice: serve un'azione rapida per proteggere i palestinesi. L'esercito israeliano sabato scorso nelle comunità di confine non ha adempiuto ai suoi doveri di responsabilità nei confronti dello Stato di Israele e dei suoi cittadini. Così dice il capo di Stato Maggiore Herzi Halevi, aggiungendo: impareremo, indagheremo, ma ora è il tempo della guerra. L'attacco militare di Gerusalemme contro Hamas, dice il portavoce dell'esercito, si concentra sulla eliminazione degli alti dirigenti del gruppo islamico nella striscia di Gaza, compreso il capo politico Yahya Sinwar. Sì, ma lì ci sono anche gli ostaggi, forse anche i 3 con doppio passaporto italiano e israeliano, e poi ci sono 2 milioni di palestinesi. Hamas respinge la richiesta di tregua del Cairo, temendo un esodo se viene aperto il valico di Rafah, anche solo per fornire aiuti, perché non avrebbe così più scudi umani con cui ricattare Israele. Si fa strada però un'ipotesi, da rendere ancora concreta: ostaggi in cambio di acqua. Per questo si insiste con l'isolamento totale, ma di qua e di là dal mondo non si parla che di questa crisi. John Kirby è il portavoce della sicurezza nazionale della Casa Bianca. Anche lui è sopraffatto dall'emozione mentre in diretta con la CNN torna sulle vittime di Hamas. It's very difficult to look at these images, Jake. And the human cost. And these are human beings, their family members, their friends, their loved ones, cousins, brothers, sisters. Yeah, it's difficult, and I apologize. E si sente anche la voce di Vladimir Putin. C'è bisogno di negoziati per evitare che il conflitto tra israeliani e palestinesi si estenda. La negoziazione deve essere accettabile per entrambe le parti. Il cancelliere tedesco Scholz al Bundestag, il Parlamento di Berlino, fa risuonare queste parole: la nostra storia, la nostra responsabilità derivante dall'Olocausto ci impone il dovere perenne di difendere l'esistenza e la sicurezza dello Stato di Israele. E poi
Finora non abbiamo prove tangibili che l'Iran abbia dato un sostegno concreto e operativo a questo vile attacco di Hamas, ma è chiaro a tutti noi che senza il sostegno iraniano negli ultimi anni, Hamas non sarebbe stato in grado di compiere questi attacchi senza precedenti. Oggi la ministra degli esteri Baerbock, verde, paladina delle ONG, vi ricordate la contesa con Roma dei giorni scorsi, è in Israele. Il video in questione che ritrae il giudice Yolanda Apostolico nella manifestazione pubblica al porto di Catania il 25 agosto del 2018 non proviene da documentazione della questura di Catania. In Italia ci si interroga ancora sul caso della giudice Apostolico e sull'autore di quel filmato di 5 anni fa che ritrae la magistrata ad una manifestazione contro Salvini e che però, dice in aula il ministro dell'interno Piantedosi, non proviene dalla questura di Catania. Il Viminale tenta di smentire così le ipotesi di dossieraggio, ma anche le ricostruzioni che vedono come protagonista, anche se lui nega, Anastasio Carrà, ex carabiniere proprio a Catania e ora parlamentare leghista. Sappiamo che non era lui a girare il video, ma potrebbe averlo passato lui a Matteo Salvini. Una parola di certezza ancora non c'è. E dalla Lega continua il pressing contro la giudice, che l'altro ieri ha scarcerato altri 4 migranti detenuti a Pozzallo, opponendosi per la seconda volta al decreto Cutro. Il ministro della giustizia Nordio ha avviato un'indagine preventiva su Apostolico. Solo accertamenti, nessuna ispezione, giura il guardasigilli. Eppure non sembra sopito lo scontro tra governo e magistratura. La contrattazione. Quindi avere una contrattazione forte è l'unica garanzia, tra l'altro questo è anche il dettato costituzionale che riconosce i corpi intermedi, è l'unica garanzia per avere un mercato del lavoro efficiente, equo, con salari giusti, dignitosi, la contrattazione. E poi c'è il CNEL che affossa il salario minimo. Abbiamo fatto una scelta ed è quella di una contrattazione collettiva forte, dice il suo presidente Renato Brunetta. In realtà all'interno del comitato gli esperti si sono spaccati, 39 a favore e 15 contro, ma il risultato non cambia, no ai 9 euro all'ora. Adesso il testo passa in commissione per un approfondimento, si teme la melina, l'ostruzione della maggioranza. Verrà il tempo in cui Meloni, dopo le timide aperture di agosto, si pronuncerà sulla proposta? Si chiedono le opposizioni. Come il PD, che con Elly Schlein dice di aspettare al varco il governo, o come Giuseppe Conte, che vuole continuare la battaglia in Parlamento. Intanto quasi 4 milioni di lavoratori in Italia continuano a vivere con stipendi troppo bassi. La giornata è una produzione di Repubblica. Sigla e musiche, Indie Hub Studio.